Non riesco a darti lo gas. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Lo sapevo, doveva essere tutto insieme con Vallelunga, ma ci sono così tante cose che ho preferito staccarlo in due parti. Ci troviamo nella pista, dal mio punto di vista, più bella in Italia, ma anche la più pericolosa. Ogni volta che si entra qua dentro è veramente un'emozione unica. Oggi vi farò vedere più nel dettaglio tutte le novità tecniche che abbiamo portato e apportato sull'HP4. Adesso mettiamo a posto le ultime cose, poi entriamo in pista per ricordarci da che parte si gira, perché è un anno che non vengo qui ed è un tracciato che è molto molto impegnativo, quindi non è che si sale in sella e si va subito forte. Quindi andiamo, ci scaldiamo un attimo e dopo vi faccio vedere tutte le chicchette tecnologiche e tecniche che abbiamo apportato sulla nostra motorettina e successivamente tenteremo l'attacco al tempo. Non è questa pista, ogni volta che ci torno non c'entra niente con tutte le altre campionato italiano. Qua il pilota fa veramente la differenza. Detto questo, andiamo subito a vedere tutte quelle chicche delle quali parlavamo prima. Partiamo dal freno a pollice e cosa cambia? Cambia che lo avremo qui soprattutto e non lo avremo sul piede destro, quindi avrà un'azione più per evitare l'impennamento rispetto a usarlo in staccata e in più fasi della guida. Però sarà molto più semplice andarlo a utilizzare, soprattutto sarà molto più semplice utilizzarlo in quelle curve dove se ci fosse il freno sul piede sarebbe molto più complicato andarlo a prendere. E dal mio punto di vista lo sto iniziando a utilizzare ed è un grandissimo vantaggio perché si ha molta più sensibilità. Adesso andiamo a parlare della primaria. Cos'è la primaria? È un componente che viene utilizzato per cambiare la rapportatura senza variare la distanza forcellone. In questo modo manteniamo invariate le qualità di guida che ci piacciono con la lunghezza forcellone, senza appunto andarla a cambiare per il fatto di dover allungare o accorciare per la corona. Quindi ci basta cambiare questo componente senza andare a toccare né pignone né corona. È un grandissimo vantaggio. Adesso parliamo del link posteriore. A cosa serve? È un componente molto importante, come non molti pensano, perché con le stesse tarature e sospensioni, avendo un link diverso, la posizione della moto in accelerazione varia tantissimo. E visto che abbiamo visto che nelle gare precedenti, soprattutto lì al Mugello, la moto stava molto seduta e l'anteriore galleggiava,
questo link di nuova produzione ci potrà consentire di tenere la moto un pelo più in posizione neutra in piena accelerazione. E questo è un gran vantaggio perché? Perché la moto riesce a voltare molto più facilmente, al contrario dell'altro link che invece appunto in certe situazioni di guida faceva stare la moto molto molto seduta e l'anteriore galleggiava portandomi un po' verso l'esterno della curva. Adesso, dopo questo tour molto tecnico su tutte le modifiche che abbiamo portato all'HP4, andiamo in pista perché sarà il primo turno con gomma nuova e cercheremo di fare un bel lap time a capire qual è la nostra situazione. Pensate che l'anno scorso best lap in gara siamo sull'1:56, quindi secondo me già se al secondo turno ci attesteremo su un 50 alto sarà molto molto buono. Andiamo in serie. Per terra il problema è che andando giù alla piratella parte da paura e non riesco a dar pieno gas, cioè sento che taglia tantissimo la moto. Punto 1, punto 2, in staccata della variante bassa e alta non riesco più a staccare più forte perché entro completamente di traverso. Dai, qua quantità di movimenti, lo so, ma qua c'è qualcosa al mono che non va secondo me. No, fa troppi movimenti in discesa. Non è possibile. Se tu li vedi così, pensa in moto quanto... No, ma poi sono molto ampi, capito? No, oh. Finito il primo turno con gomma nuova, non so realmente cosa dire. Abbiamo fatto un tempo pazzesco, aiutati anche dal Ricky Russo che si è messo lì davanti e ha fatto anche lui un bel giro e mi ha dato una bella tirata. Però ragazzi, abbiamo girato mezzo secondo più veloce, anzi 6 decimi più veloce del miglior tempo dell'anno scorso. E contate che ancora... La belva qua dietro non ha il motore pronto per la gara, è ancora quello con molti chilometri. Quindi andremo a prendere anche 8-9 cavalli in vista della gara e non potranno che farci bene. Con tutte le modifiche che abbiamo portato sono riuscito veramente a guidare molto meglio. Il freno posteriore a pollice mi aiuta tantissimo nella gestione dell'impennata, nella gestione delle curve, mi aiuta a chiudere molto di più. Ho ancora un pelo di problemini sull'anteriore, non lo sento benissimo quando sto inserendo, è lì dove dobbiamo ancora concentrarci. E la cosa bella però è vedere dei tempi così veloci nonostante senta ancora un po' di criticità e difficoltà. Quindi si può solo che migliorare. Il giro secco l'abbiamo fatto, adesso rientreremo con gomma usata
e proveremo a fare il passo, a vedere se riusciamo a diminuire tutti questi movimenti che ho in discesa dalla piratella e soprattutto in staccata, dove ho questo traverso che mi porta a far fatica a fermarmi. Quindi due modifichine, avete sentito anche mentre parlavo con l'ingegnere, cerchiamo di mettere a posto un po' questi dettagli vari e cerchiamo di fare un bel 50 di passo, e direi che se ci riusciamo siamo veramente sulla buona strada, e diciamo che farò fatica a separarmi da questa ragazzina qua quando dovrò passare alla 2019. Ogni volta che inizio a innamorarmi me le tolgono da sotto le braccia e sarà un pianto ogni volta. Di sicuro li metteremo a posto per la prossima gara, ma adesso è ufficiale, posso dirvelo, la useremo in gara al National. Quindi farà il suo debutto tra i grandi, sarà veramente un'incognita, anche se non così tanto perché alla fine il tempo c'è, ma diciamo che gli altri non sappiamo come hanno girato, quindi magari anche gli altri hanno migliorato. E incrociamo le dita, di sicuro io mi sono molto migliorato rispetto all'anno scorso ed era il mio obiettivo. Adesso tornerò in Svizzera per fare gli ultimi accorgimenti e ci vediamo in gara il 28 giugno a Imola. Vi aspetto numerosi, come al solito, se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale, se lo siete già attivate la campanellina, gas, e ci vediamo al prossimo video.